benvenuta a Veronica De Romanis, Università LUISS. Buon pomeriggio e grazie mille per essere con noi. Grazie per l'invito. Le chiedo subitissimo un parere, non so se ha avuto modo di vedere il documento programmatico, ovvero la cosiddetta legge di bilancio, la manovra del governo Draghi. Le chiedo un parere in particolar modo per quanto concerne la questione pensioni, evidentemente ha creato tantissime polemiche, soprattutto da parte della Lega, e poi per quanto concerne i cosiddetti super bonus. Dunque, il documento programmatico di bilancio è una bozza di manovra, ancora i dettagli mancano, quindi sono state definite rispetto alla NADEF le cifre da destinare ai vari comparti, quindi ancora i dettagli dobbiamo aspettare. Quindi per quanto riguarda le pensioni, finalmente, dico io, è stata archiviata quota 100, uno schema di prepensionamento che non ha portato i risultati sperati. Ricordiamoci sempre che l'obiettivo di quota 100 era la staffetta generazionale, cioè trovare lavoro ai giovani. Ora si è capito molto chiaramente che non è mandando in pensione che si crea lavoro, ma si crea lavoro con la crescita, con l'incremento della produttività, con le riforme, e per fortuna questo tipo di prepensionamento è stato mandato in soffitta. Lascia però un'eredità pesante, ovvero un costo di circa 30 miliardi e soprattutto il famoso scalone di 5 anni. Ed è qui che il governo deve trovare una soluzione. Il dibattito è aperto, perché è chiaro che quota 100 è uno strumento molto identitario per la Lega. Tornare indietro è complicato dal punto di vista politico, ma è anche vero che bisogna trovare delle risorse e soprattutto bisogna trovare un modo per che questo scalone non sia così significativo. Bisogna trovare un qualcosa di graduale. Si sta pensando a un'opzione 102, poi eventualmente a scalare. Io ritengo che qui bisogna partire dai dati, e concludo, cosa che non si è fatta con quota 100, e i dati sono drammatici in Italia. Abbiamo un tasso di natalità tra i più bassi in Europa, abbiamo un tasso di occupazione, anche quello tra i più bassi d'Europa, abbiamo un tasso di occupazione tra gli over 55, di nuovo tra i più bassi d'Europa. Ecco, dato questi tre numeri, ci dobbiamo rendere conto che lo spazio di manovra non è molto ampio. E dico un'ultima cosa: se guardiamo i documenti elaborati dalla Ragioneria Generale dello Stato, vediamo che anche in ipotesi molto positive, ovvero che i tre dati che ho appena elencato migliorassero moltissimo nei prossimi anni, quindi un tasso di natalità che raggiunge 1,52 figli per donna, che è la media europea, un'occupazione che aumenta, una produttività che aumenta, anche in questi casi molto favorevoli, la stessa Ragioneria Generale dello Stato ci dice che abbiamo un problema per quanto riguarda la spesa previdenziale. Ecco, questa volta, quando formuleremo un nuovo schema, partiamo dai dati, cosa che non si è fatto con quota 100. Ecco, le volevo chiedere, a suo avviso, quale sarebbe, l'equilibrio perfetto a livello di pensioni? Cioè, abolire proprio quota 100? Ma io penso che quota 100 vada messa via, ma questa è l'intenzione molto chiara del governo. Probabilmente per ora si può pensare a rimodulare la lista dei lavori gravosi, perché è assolutamente corretto che chi ha un lavoro gravoso possa usufruire di uno schema di prepensionamento, anche se schemi già esistono. Vediamo ora quale sarà la discussione, con un occhio ovviamente ai conti pubblici. Questo è fondamentale. Ricordiamoci sempre che noi abbiamo affrontato la peggiore crisi degli ultimi anni, prima del dopoguerra, cioè la crisi del Covid, con una composizione della spesa pubblica totalmente sbilanciata verso la previdenza. Cioè, noi nel 2019 avevamo una percentuale di spesa previdenza che era la prima in Europa, e invece per quanto riguarda il comparto della sanità e quello delle politiche sociali eravamo in fondo alla classifica. Ecco, quello che abbiamo capito da questa crisi, ma diciamoci la verità, già lo sapevamo, che i veri penalizzati sono i giovani, le donne, le famiglie numerose. È lì che dobbiamo mettere le risorse. Purtroppo le risorse non sono infinite, sono scarse, sono limitate, e bisogna fare delle scelte.
Assolutamente sì, poi naturalmente un accenno anche per quanto riguarda i diversi bonus estremamente discussi, in particolar modo il super bonus 110%, poi ribadiamo che si salva almeno per il momento perché non è approvato assolutamente questa bozza, non è ancora approvata, però bonus casa under 36, bonus giardini, si salvano anche bonus mobili e come detto super bonus eco bonus auto green e super bonus 110%. Sotto questo punto di vista, a suo avviso, è giusto considerarli come incentivi per l'economia o si potrebbe andare anche senza qualche bonus, ecco? Beh, l'ultimo di cui lei faceva riferimento, il bonus 110, mi permetto di riprendere delle parole del nostro ministro dell'economia Daniele Franco. Attenzione perché se lo usa troppa gente è assolutamente impossibile per le casse dello Stato. Quindi, come dicevo prima, c'è un problema di conti pubblici, c'è un problema di incentivi, come diceva lei. Se noi abbiamo lo Stato che ti ripaga più di quello che tu hai speso, ma dove sta l'incentivo a spendere bene e a spendere meno? Ecco, qui penso che sia una misura, qui è stata molto sostenuta dai 5 Stelle, una misura che è disegnata male, mancano gli incentivi al risparmio, a fare bene, ad evitare che sia un peso troppo grosso per le casse dello Stato. Per quanto riguarda gli altri bonus, siamo ora in una fase diversa rispetto a forse un anno fa, le risorse vanno date lì dove servono, dove possono incentivare chi altrimenti non farebbe un acquisto o un determinato consumo. Non possiamo dare risorse a tutti perché il rischio è che diamo risorse a persone che avrebbero effettuato avrebbero avuto un certo comportamento anche in assenza del bonus. Ultimissima domanda, naturalmente tutto ciò che ha raccomandato OCSE ieri appunto per quanto concerne le spese sulla previdenza, a suo avviso Draghi potrà trovare questo equilibrio perché stiamo vedendo che come dire, i due programmi del Movimento 5 Stelle e della Lega sono presenti per il momento, poi non si sa perfettamente sotto quale forma, però si potrà trovare un equilibrio a suo avviso per tagliare le spese tra virgolette inutili. Io non mi permetto di chiamarle inutili, però ecco, si potrà trovare questo compromesso. Ma la cosa che è interessante è che i due programmi di cui parlava lei, quello della Lega di Quota 100 e il Reddito Cittadinanza del Movimento 5 Stelle, sono due programmi che si basano non sul lavoro. E invece quello che Draghi continua a dire è che noi per cambiare completamente il sistema economico abbiamo bisogno di più lavoro, abbiamo bisogno di più persone che partecipano alla vita attiva del nostro paese. Ora è chiaro che bisognerà a un certo punto fare un programma serio di lungo periodo di spending review, che non significa solo tagliare, significa anche ricomporre. Come dicevo prima, vanno messe le risorse in comparti come sanità, come politica sociale, ma soprattutto come istruzione, formazione. Quello che abbiamo visto durante questa crisi pandemica è la perdita di capitale umano delle giovani generazioni. Solo per darle un dato, c'è una classifica molto chiara che ha fatto l'UNESCO sulle settimane di chiusura delle scuole, le famose DAD. Beh, l'Italia, insieme alla Germania, è in cima alla classifica con 38 settimane di chiusura. Ora, abbiamo degli studi oramai molto chiari che ci dicono che qui siamo di fronte a una perdita strutturale di capitale umano, cioè abbiamo una generazione giovane che sarà meno produttiva. Dobbiamo correre ai ripari con formazione, formazione, formazione. Quindi è importante ricomporre la spesa pubblica verso questo tipo di comparti. E poi è chiaro, qualche risparmio sarà necessario. Mi lasci concludere su questo punto perché ora noi stiamo mettendo in atto questo enorme piano nazionale di ripresa e resilienza, stiamo creando infrastrutture, scuole, ospedali, università, con i soldi europei. Una volta che li avremo costruiti, speriamo ovviamente di raggiungere tutti gli obiettivi stabiliti, tutto questo grande nuovo apparato andrà manutenuto, cioè avremo bisogno di risorse per pagare gli stipendi a chi lavora in queste infrastrutture. Questi soldi non arriveranno dall'Europa, dovremo trovarli all'interno del bilancio dello Stato. Ecco che cominciare già da ora con un'azione di spending review è fondamentale, e chiudo dicendo l'importante è che sia messa in mano alla politica. In passato noi abbiamo messo la spending review in mano ai commissari tecnici che poi predisponevano delle bellissime
liste di tali da fare, ma non avevano il potere politico. Ecco, tagliare e ricomporre è una responsabilità di chi governa il paese, quindi della politica. Guardi, ultimissima domanda, perché ho visto anche la voce 2 miliardi contro il caro bollette, altrettanti nel 2023. Naturalmente queste sono risorse stanziate per contrastare l'aumento delle bollette, ovviamente a cui assisteremo a partire dal quarto trimestre del 2021. Dunque si tratta comunque, se confermati questi 2 miliardi anche per 2023, di una problematica, tra virgolette, di a questo punto medio termine, non più di breve termine. Sì, infatti il Premier ha parlato anche della possibilità di creare un fondo strutturale. Qui dipende molto con quale sarà l'evoluzione di questi incrementi. Per ora la BCE continua a dichiarare, ma ovviamente non è la sola, che si tratta di incrementi di tipo temporaneo. Vediamo in futuro cosa succederà. Anche in questo caso io mi auguro che gli aiuti vengano dati a chi ha bisogno. Gli ultimi 3 miliardi distribuiti dal governo un mese fa, una parte sono andato in base all'ISEE, un'altra parte è andata a tutti. Ecco, forse con un debito pubblico che è intorno al 156% del PIL, dare aiuti a tutti non ce lo possiamo permettere. Grazie mille a Veronica De Romanis, Università LUISS, grazie mille per essere stata con noi, alla prossima occasione, buon proseguimento intanto. Grazie a lei.